Buonasera, ci troviamo al campo Coccinella e si sfideranno questa sera la SD Coccinella e il Virtus Fenice. Questa partita di Serie C femminile. Intanto il capitano si parte. Alagna ridà palla al numero 7, Maso Francesco, salta un uomo, prova il tiro e c'è il gol sul secondo palo da parte del numero 10 di Lorenzo su assist di Francesco. Riparte il Virtus Fenice, gestisce palla nella propria metà campo. Mascoli tiene palla, prova il tiro e la parata di Iavarone. Inizia a contare l'arbitro. Palla fuori per il numero 8 che prova il tiro murato da Alessio. Palla finisce in fallo laterale. Il 27 ancora, Mascoli prova a girarsi, prova il tiro e trova finalmente la rete. Il numero 27 Mascoli del Virtus Fenice. Palla alta ancora per il numero 27 di testa, vicino Mastro Francesco per D'Alessio, ancora l'1-2 per Mastro Francesco, il tiro che viene forse deviato o no, presa sicura Iavarone ancora una volta, ancora D'Alessio, stoppa questo pallone, la stoppa, il tiro di punta preso dal portiere Finocchi, Virtus finisce, intercettata questa palla, ancora Miccio, Miccio tenta un dribbling. Ancora Iello, la sua lata, 3 contro 1, rientrano le avversarie, il tiro di Aiello su 1-2 con D'Alessio, un bel gol adesso da parte del Virtus Fenice che vuole recuperare il risultato, una buona giocata da parte di Aiello, Aiello ancora, palla per D'Alessio, sul secondo palo non arriva purtroppo Aiello su questo pallone, D'Alessio ancora contro Cinti, D'Alessio parla sul secondo, intercettata dal numero 6. Ancora D'Alessio, ricomincia da Perna. D'Alessio ancora, verticalizzazione per Miccio, il tiro di D'Alessio. Cinti. Intercettata, palla per D'Alessio. Tenta il pallonetto D'Alessio che si conclude. Palla adesso per Aiello, prima c'era Miccio, uno contro uno, riesce a saltare due avversari, il tiro riesce a concludere sul secondo palo, si allontana Graniglia, Cinti viene servito, il numero 27 Mascoli che di prima riesce a insaccare questo pallone, favoriti anche da un contrasto e una deviazione del numero 20 Miccio. Alagna, verticalizzazione sbagliata, arriva Cinti, intercetta questo pallone. Cinti prova il tiro di mancino, parato da Iavarone. Alagna ancora riesce a tenere questo pallone. Palla per il numero 27, Mascoli che non riesce a concludere a rete. Mastro Francesco, Aiello, verticalizzazione per il numero 10. Il numero 10 che prova il tiro che finisce al largo del palo alla sinistra del portiere. Aiello. Intercettata da Lagna, il tiro di Mellal parato da Iavarone con la punta del piede, rimette il pallone in campo per Miccio, verticalizzazione ancora per il numero 10 di Lorenzo, ancora una volta per il numero 20 Miccio che non riesce a concludere in porta, ancora D'Alessio, D'Alessio 3 contro 2, larga per il numero 10, prova sul secondo palo, non riesce a trovare il gol, Miccio murato dal numero 8 Alagna questa volta, ancora D'Alessio, D'Alessio tenta il tiro di punta largo, ancora allarga la palla per D'Alessio, D'Alessio tenta un 1 contro 1 ancora, fischia la fine di questa gara l'arbitro Galli e si conclude 2-2.